una vasta necropoli etrusca nella Valle delle Piagge, tra Cincelli, Quarata e Pieve San Giovanni. Siamo nel comune di Capolona, Basso Casentino. Questo territorio è stato salvato da un progetto che lo voleva trasformare in una cava. È stato proprio il Comitato Civico Valle delle Piagge a scoprire questo patrimonio storico. Giovanni Innocentini, storico dell'arte, dal 2019 ha condotto ricerche accurate proprio in questa area. Un'indagine preliminare è adesso raccolta nella pubblicazione Genius Loci, presentata alla Casa dell'Energia. Cupole e affossamenti, proprio come tombe ipogee, alcune di queste nascoste nei boschi o dai canneti o dalle piante di ulivo. Alcune hanno ingressi visibili come antichi ripari usati dai contadini durante la guerra. Io presupponevo una tomba a cupola, per esempio, e che nel centro fosse avvallata, per cui si fosse creato questo avvallamento. Quello è stato il primo. Poi, andando avanti nella ricerca, in un oliveto abbiamo trovato proprio in un terrazzamento un ingresso strano. Siamo andati dentro, c'era una tomba a pianta circolare a falsa cupola. Cioè, a falsa cupola vuol dire che non è proprio una cupola sferica, ma finisce quasi a utero materno, coperta con due lastroni. E dopo questa, che è la più intatta, ne abbiamo trovate altre che sono sprofondate nel terreno, ma è un indizio che non è che siano sprofondate, perché la terra alluvionale nei livelli più bassi le ha rialzato il terreno, il piano di calpestio, e quindi non sono rimaste lì sotto. Però coi trattori magari hanno rotto la pseudocupola, si vede l'interno, le ho anche fotografate, le ho messe nel libro. Quindi di tutte queste emergenze è stata fatta segnalazione alla soprintendenza, la quale ci ha risposto: grazie della meritoria segnalazione, provvederemo a fare degli studi, verifiche e poi, se nel caso, mettere sotto tutela il territorio. Io spero che spesso e volentieri e la soprintendenza dia ascolto anche a voi che riuscite a trovare questi posti così magici. Ce lo auguriamo, perché è un territorio sacro, bello. E già io voglio qui nominare il compianto professor Carlo Starnazzi, perché per la preistoria ha fatto un lavoro encomiabile, ha trovato molti ritrovamenti di industrie litiche e ha detto: questo luogo è uno dei più importanti d'Europa per la preistoria. Quindi questo basta come biglietto da visita per questa terra.